Bere acqua durante i pasti non sia mai la frutta durante i pasti. Ma siamo pazzi? La pasta di sera? Ma per carità, beviamo un po' di latte. Ma stai scherzando? Beh, questo e altro oggi nel secondo video sulla serie dei miti e bufale sul cibo. Oggi ne vediamo insieme altri 5 e cerchiamo di capire se ci sia qualcosa di vero e se nel caso dobbiamo cambiare pianeta. Anche perché magari il glutine di Marte non fa male, no? Ciao a tutti e bentornati su Help Me Food. Come promesso, oggi ritorno sui miti e sulle bufale relative agli alimenti e al cibo e all'alimentazione in generale. Oggi ne vediamo altri 5 e cerchiamo di capire se in alcuni di questi c'è qualcosa di vero oppure se anche per questi nuovi punti che analizzeremo oggi ci sarà solo una montatura fatta dalla rete o da qualche tanto fantomatico guru, o se come in molti casi accade ci siano solo interessi economici in ballo. Per cui, senza dilungarci con troppi preamboli, volevo passare ad analizzare subito i punti insieme a voi, naturalmente prima ricordandovi che se vi siete persi il primo video della serie vi lascio il link sia in descrizione che qui da qualche parte nella schermata. Miracoli di YouTube. Siete pronti? Bene, cominciamo. Mito numero 1: mai bere acqua durante i pasti. Secondo questo mito, se beviamo acqua mentre stiamo, ad esempio, pranzando o cenando, stiamo facendo una grossa cavolata. Infatti l'acqua non farebbe altro che disturbare la digestione rallentandola. Questo avverrebbe perché, bevendo, stiamo diluendo i nostri succhi gastrici e per cui non diamo la possibilità al nostro sistema digerente di avere il pH acido necessario affinché possa metabolizzare al meglio il cibo, e quindi ne stiamo riducendo di fatto l'assorbimento. Questo provocherebbe ad esempio acidità di stomaco, pesantezza o altri sintomi. Bene, vi volevo dire di guardare Il Signore degli Anelli e considerarlo più veritiero di questo mito. Sinceramente non so da dove venga, ma in realtà accade l'esatto contrario. Infatti l'acqua durante i pasti ha una certa utilità. Quando beviamo stiamo semplicemente dando un aiuto al nostro sistema digestivo, perché l'acqua è un elemento fondamentale nella produzione dei succhi gastrici. Infatti ne è uno degli elementi principali. Se abbiamo poca acqua nel nostro organismo, l'apparato digerente dovrà andarlo a prendere da altre parti del nostro corpo, magari da altri organi interni, e per questo non farà altro che, diciamo, allungare i tempi digestivi, perché la secrezione richiederà più tempo del dovuto. Inoltre aiuteremo anche la sensazione di sazietà e per cui mangeremo meno durante i nostri pasti. Mito numero 2: non mangiare la pasta di sera. Secondo questo mito, il nostro organismo, a causa dei ritmi circadiani, rallenta il suo metabolismo e per cui la sera abbiamo bisogno di meno calorie. Per cui, se mangeremo la pasta di sera, tenderemo a ingrassare, perché essendo il nostro organismo e il nostro metabolismo più lento, non riuscirà a utilizzare tutte le calorie ingerite e per cui metteremo tutto in depositi adiposi. A lungo andare, praticamente, secondo questo mito, diventeremo delle betoniere. Partendo proprio dalla betoniera, vorrei ricordarvi che noi, come esseri umani, non siamo dei silos industriali, per cui non è che la notte siamo una fabbrica chiusa e immagazziniamo e per il resto della giornata invece siamo un impianto in continuo movimento. Il metabolismo basale è la quantità di energia della quale abbiamo bisogno affinché riusciamo a vivere, soprattutto dormendo. Nelle operazioni di respirazione, del battito cardiaco, eccetera, o il nostro cervello che lavora continuamente, per cui di tutte le funzioni vitali, è lì che consumiamo la maggior parte della nostra energia. Una persona sedentaria o che magari lavora in ufficio aggiunge al massimo un paio di centinaia di chilocalorie al suo metabolismo basale. Per cui capite benissimo che il bilancio energetico si fa alla fine della giornata. Alcuni nutrizionisti fanno addirittura questo calcolo su base settimanale. Per cui al vostro corpo, se gli date 2000 calorie tutte la sera o divise in 12 pasti, non gliene frega assolutamente niente. Mangiare un chilo di pasta la sera o mangiarla in una qualunque ora della giornata non fa alcuna differenza. Sicuramente mangiando a intervalli regolari vi aiuterete a non sentire la sensazione di fame, per cui aiuterete anche il vostro organismo a evitare di mangiare in eccesso, ma quella è un'altra storia. Ribadisco, non siete dei silos. Mito numero 3: il sale è cancerogeno. Per questo mito devo ringraziare Claudio che mi ha fatto questa richiesta. Il mito sostiene che nel sale da cucina e soprattutto in quello iodato vi sia aggiunto dai cattivoni dell'industria alimentare un elemento che è cancerogeno e che va in giro con la sigla di E536. Tale nomignolo viene dato perché sentire dire in giro ferro cianuro di potassio potrebbe sembrare una parolaccia a molte persone, oppure la gente al massimo non lo sa pronunciare, che ne so.
Questo provocherebbe dei tumori, appunto essendo cancerogeno, e per cui sarebbero da evitare sia il normale sale da cucina oppure quello iodato, soprattutto quello iodato. Ci si dovrebbe invece orientare a preferire il sale grezzo o i vari sali colorati. Bene, se avete visto la puntata precedente in cui parlavo del sale rosa, sapete che non mi devo dilungare su questo, ma io invece, che sono altamente rispettoso, mi dilungo, lo faccio. Il ferrocianuro di potassio è però in effetti un sale che viene utilizzato nell'industria alimentare ed ha una funzione, diciamo, di stabilizzante e di antiagglomerante, ma effettivamente è cancerogeno ed è molto tossico, soprattutto se utilizzato nella propria forma pura ed in grandi quantità. Ma per quanto riguarda quello che è presente nel sale iodato, una volta disciolto in acqua si lega comunque agli atomi di ferro, per cui non è che viene dissociato in sostanze cancerogene e velenose come il cianuro. Inoltre sono utilizzati di questo elemento parti per miliardo, cioè in una tonnellata d'acqua ce n'è circa un milligrammo. In pratica, per avere degli effetti negativi sul vostro corpo dovreste mangiarvi un bilico da 22 tonnellate di sale iodato. Non so che alimentazione facciate, ma se mangiate 22 tonnellate di sale al giorno, credo che il ferrocianuro di potassio sia l'ultimo dei vostri problemi. Mito numero 4: il latte fa male. Secondo questo mito, l'essere umano, essendo l'unico mammifero che si ciba di latte, che non è prodotto da lui e per lo più anche in età adulta, sta facendo del male al proprio organismo. Infatti, il latte altererebbe la omeostasi, generando delle infiammazioni, delle irritazioni ed a lungo termine anche delle gravi patologie. Alcuni sostengono che possa condurre a tumori, ad esempio. Analizziamo bene questo mito. È effettivamente vero che chi ha una intolleranza al lattosio ha parecchi problemi a digerire lo zucchero presente nel latte, che è appunto lattosio, e che è quello maggiormente contenuto nel latte. Un enzima, detto lattasi, è preposto a scindere il lattosio nei due zuccheri semplici, galattosio e glucosio. Se il nostro organismo non genera questo enzima, tende a stare in uno stato di infiammazione continua, se noi consumiamo molti latte e latticini. Ma questo non c'entra niente, perché seppure sia vero che la lattasi non è presente in chi è intollerante, invece è presente fra le persone che non hanno questa problematica. Anzi, il nostro organismo, quando si trova di fronte a una crescita richiesta del consumo di latte o di latticini e quindi della presenza maggiore di lattosio, si attiva per produrre molta più lattasi. La cosa importante è che noi non facciamo questo incremento del consumo di questi alimenti in maniera improvvisa, ma che sia una cosa graduale, in modo da dare al nostro organismo il tempo di adattarsi. Al momento non ci sono prove scientifiche che dicano che il latte sia effettivamente una causa di tumore, a meno che non lo vogliate credere voi. Se fate questa scelta per una ragione etica, nel caso voi siate dei vegani, nulla da dire, rispetto alla vostra scelta pienamente, ma se avrete preso questa decisione solo per motivi salutistici, direi di non preoccuparvi assolutamente. Il nostro organismo si è evoluto nei secoli per poter bere il latte. Nulla toglie che, se in futuro alcuni studi dimostrassero invece che c'è una stretta correlazione fra latte e tumori, a quel punto bisognerebbe eliminarlo dalla nostra dieta. Ma anche la carne rossa è cancerogena? Non lo sapevate? Beh, quella la tratteremo nel terzo video. Mito numero 5. La farina di kamut è la migliore. Secondo questa storia, il kamut è un grano antichissimo e che è stato addirittura definito il grano dei faraoni. Questo grano avrebbe delle ottime proprietà in quanto non è stato manipolato geneticamente ed ha mantenuto tutti i valori nutritivi antichi. Secondo questa leggenda, un pilota militare americano ha trovato dei semi in un'antica tomba egizia durante la Seconda Guerra Mondiale. I semi erano vecchi di 4.000 anni e vennero portati insieme a lui nel Montana quando ritornò dalla guerra. Dopo varie vicissitudini si provò a coltivare questi semi attorno alla fine degli anni 70. Il marchio Kamut fu registrato alla fine degli anni 80 con una piramide egizia a ricordare proprio questo evento. Io vi ho raccontato la storia, adesso dopo che ve l'ho raccontata devo veramente aggiungere dell'altro. Non so, che volete? Chiamo Tom Cruise e vi facciamo fare anche girare il sequel della mummia? Non so, come la chiamiamo? La mummia? La maledizione del grano fantasma? In realtà questo grano appartiene a una specie iraniana scoperta dagli europei attorno alla fine degli anni 20. È vero che esisteva già in passato, ma veniva usato pochissimo per le sue basse rese e una particolare delicatezza sia per quanto riguarda le intemperie che i parassiti. Il grano si chiama Khorasan, ma Kamut è un marchio registrato. Per poter coltivare questa varietà bisogna comprare i semi direttamente dall'azienda Kamut, spruzzando fior di quattrini. Inoltre bisogna pagare le royalties sul raccolto. Devo aggiungere altro? Volete ancora farvi spillare dei soldi? Inoltre, giusto per dirvela tutta, sapete chi sono quelli che comprano più prodotti di farina Kamut al mondo?
Una nazione a forma di stivale, la dovreste conoscere molto bene, compra più della metà delle vendite globali di grano Kamut. Soldi che potrebbero essere spesi bene ad esempio in frutta, verdura e legume, se dovessi fare un... dovessi darvi un parere spassionato. Non ho niente da dire se lo comprate perché vi piace il gusto, ma se lo state facendo solo perché è più salutare, bene, l'unica cosa che salutate sono i 20 euro che vi escono dal portafogli e vanno via. Bene, anche per oggi la mia ve l'ho detta. Cosa ne pensate di queste bufale e di questi miti? Le avevate già sentiti? Ne avevate già letto qualcosa in giro? Io per esempio ho preso spunto da due libri di Dario Bressanini che vi consiglio altamente. Io li ho presi sul Kindle Store, ma se volete sentire il tocco affascinante delle pagine, vi lascio due link in descrizione. Si intitolano uno Le bugie nel carrello e l'altro Pane e bugie. Sono letture molto interessanti se volete informarvi come funziona questo mondo. Come sempre, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, fatemi sapere, lasciatemi un commento qui sotto e cercherò di rispondere a tutti voi. Oppure potete anche chiedere inviandomi un'email all'indirizzo info@healthmefood.com. Vi ricordo che anche tutti quanti i miei video li potete seguire solo sotto forma di audio podcast su iTunes, Spreaker e Spotify, in modo da farvi ascoltare i miei contenuti anche attraverso l'uso del solo audio, così potete sentirli mentre fate dell'altro. Vi ricordo che potete seguirmi anche su tutti i social networks, io sono presente su Facebook, Instagram e Twitter e sto cercando di crescere il più possibile su questi networks e su YouTube per portare il mio messaggio salutista a più gente possibile. Per cui condividere questo video o questi podcast è una delle cose che potete fare per aiutarmi a raggiungere il mio scopo principale. Se poi non volete perdervi i miei video successivi, vi ricordo che potete fare due cose: iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche. Userete solo un secondo della vostra vita e vi assicuro che i vostri polpastrelli non si consumeranno. Per scoprire chi io sia e di cosa mi occupi, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Anche per oggi penso di avervi stressato abbastanza e vi lascio andare. Mi è rimasta solo la cosa più importante da dirvi, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo alla prossima. Ciao!